Praticamente io uso droga da quando ho 15 anni e adesso ne ho 33. Praticamente il mio problema principale sono le droghe come eroina, cocaina e metadone. Io ho deciso di venirne fuori per diversi motivi, uno soprattutto per le persone che mi sono vicino e perché non è una vita che comunque vivo si può tollerare o si può portare avanti. La mia aspettativa praticamente era di venire fuori dal metadone. Il metadone mi accompagna da diversi anni. Ho già avuto esperienze di disintossicazione del metadone a Verona e l'unica cosa è che l'esperienza è risultata leggermente negativa perché dopo 3 settimane ero ancora completamente, se non del tutto, in astinenza. E nell'ultimo periodo la mia dose quotidiana di metadone era di circa 75-100 mg al giorno, cosa che comunque mi risultava difficile ottenere sia dalle strutture convenzionate che dal mercato nero. Io ho una famiglia, ho una compagna e 2 bambini e per il bene soprattutto loro ho deciso di trovare un rimedio a questa situazione. Io ho un lavoro regolare che comunque mi dà la possibilità di avere un'ottima qualità di vita e io non sapevo più dove trovare aiuto per venire fuori da questo problema. Io non uso più eroina, si può dire, da un paio di anni perché mi ero normalizzato con il metadone, perché il metadone mi faceva sentire normale, almeno con i miei clienti, con le persone che mi stavano vicino. L'unica cosa è che secondo me, per come la vedo io, usare metadone, usare eroina è la stessa cosa. E allora, cercando in internet, sono venute fuori varie cliniche, tra cui alcune presenti in Italia, veramente molto costose, dove si parlava di 10.000 euro per una settimana di trattamento. Fin quando non è venuta fuori la clinica del dottor Vorobiev qui in Serbia, dove descrivevano che attraverso alcune procedure particolari se ne poteva venire fuori molto più in breve tempo e molto più facilmente. La prima cosa che ho fatto è stato parlarne con la mia compagna e lei mi ha suggerito assolutamente di sì e di provarci. Così ho telefonato qui in clinica, ho preso appuntamento e ho deciso di fare questa esperienza. Oggi è praticamente l'ultimo giorno, sono pronto per andare a casa e posso già tirare delle somme. Il risultato è stato positivo in quanto io mi trovo al 10° giorno, non ho più sintomi astinenziali gravi, tranne che un po' di stanchezza nelle gambe, un pochino di insonnia che comunque con un ulteriore trattamento farmacologico riuscirò ad eliminare. La terapia consiste in molto, io avevo già affrontato una disintossicazione in Italia, però il problema era che dopo un mese ero ancora con grossi sintomi astinenziali che non mi permettevano di condurre una vita normale. Così qui ho provato questo nuovo metodo che consiste in una procedura che ti anestetizzano per diverse ore e ti introducono dell'antaxone in modo da fare da antagonista agli oppioidi che abbiamo presenti nel corpo. Io oggi mi sento in grado di camminare da solo con le mie gambe, naturalmente ci vuole molto del mio volere per venirne fuori, perché naturalmente l'astinenza fisica è il primo passo, però secondo me è anche quello più importante per continuare a condurre una vita normale.
con il metadone sono riuscito comunque negli ultimi anni a stare lontano dall'eroina e a condurre una vita normale. E spero che adesso, riacquisendo tutte le mie forze, tutte le mie energie, soprattutto la voglia di andare avanti, potrei farcela come fanno tutte le altre persone normali. Io uso droga da quando ho 15 anni, adesso come vi ripeto ne ho 33. Il mio problema principale è sempre stata l'eroina collegata con il metadone. Usavo metadone per sentirmi normale con le altre persone, per avere soprattutto la forza e l'energia di continuare ad andare avanti. Io ripeto che oggi è il 10º giorno da quando sono qui, ho subito 4 procedure di anestesia durante le quali sono stato purificato dagli oppioidi che avevo nel corpo. Ancora oggi, ripeto ancora che mi sento non in ottima forma, ma in buona forma per poter continuare ad andare sulla mia strada, ecco. Dovrebbero essere queste le ultime ore che passo qui e che io consiglierei a tutti che hanno questo tipo di problema, ma soprattutto che vogliono venirne fuori, di disintossicarsi attraverso una clinica. La disintossicazione fatta in casa o homemade, così come si chiama, non è una buona cosa perché bisogna avere almeno un dottore vicino, persone qualificate che possano capire almeno i sintomi più gravi di quel che andiamo incontro durante l'astinenza. Io spero di tenere questa esperienza come un'esperienza positiva. Adesso tutto quello che serve è metterci del mio e cercare di starne lontano. I dottori qui mi hanno assistito dal primo giorno fino all'ultimo e per mia spontanea volontà ho deciso di fare questa intervista in modo che anche altre persone in Italia che vogliono venirne fuori dal problema abbiano modo di conoscere un'altra realtà. Ecco, in Italia purtroppo il problema è che il SERT ti offre metadone volontà, ma non ti dà la possibilità una volta che durante lo scalaggio di essere assistito e di venirne fuori. Io penso che questa esperienza è stata molto positiva per me, ma soprattutto questi 10 giorni passati qui sono volati e se devo dire di aver sofferto è una bugia, in quanto tranne un po' di malessere, un po' di brividi, un po' di stanchezza, anche dovuti alle medicine che mi sono state date, ecco, non ho avuto grossi dolori, grossi sintomi astinenziali. Oggi mi trovo pronto per riprendere l'aereo, tornare a casa e ricominciare una nuova vita. Questo è tutto e spero che sia di aiuto anche ad altre persone. E alla fine voglio ringraziare i dottori che sono stati qui, gli infermieri e tutto il personale che mi ha assistito dal primo fino all'ultimo giorno che sono stato ricoverato in questa struttura. Grazie di tutto, Andrea.